concetto è proprio quello di una strada per l'arte, come diceva l'assessore, la dimostrazione che Arezzo sta cambiando, a volte non ce ne rendiamo neanche conto. Pensiamo a cos'era via Madonna del Prato fino a qualche tempo fa, era nient'altro che la corsia parallela al Corso Italia, per qualcuno una strada di passaggio o addirittura di parcheggio. Se la vediamo oggi, grazie anche alla valorizzazione che l'amministrazione comunale ha voluto per questo tratto di strada, vediamo un'offerta commerciale assolutamente di eccellenza, straordinaria, che aveva bisogno di iniziative per la sua valorizzazione. I commercianti ce l'hanno chiesto, noi rispondiamo, d'altra parte il filone delle iniziative di strada ce lo siamo inventati proprio per aiutare la gente di Arezzo in primo luogo a riscoprire e riappropriarsi della propria città e poi in secondo luogo perché la gente da fuori, che sempre più sta venendo ad Arezzo, possa trovare qualcosa di attrattivo. L'iniziativa domenica 30 giugno è dedicata all'arte e siamo nel filone delle iniziative dove si fa animazione cercando di sfruttare la cultura e l'arte. Sarà un'iniziativa che vedrà il completo coinvolgimento di tutti gli operatori, con offerte di tutti i generi, per i bambini, per gli adulti, cercando di alzare un po' il livello di questo tipo di manifestazioni, perché fare gente con, come lo definisco brutalmente io, il magna magna è facile, va bene, fare attrazione con la cultura e con l'arte è un po' più impegnativo, un po' più difficile, però noi ci stiamo provando. È una strada bellissima, una strada che ricalca lo schema romano della città, adiacente al corso, spesso l'abbiamo considerata alternativa al corso, invece oggi ha trovato una propria identità e una fisionomia. Sono contento che nell'anno debutto di Castica sia stata definita e venga definita dagli stessi operatori la strada dell'arte, quindi un progetto importante non solo per questa strada ma per tutta la città.